Con un anno di ritardo, causa pandemia, eppure con un palinsesto di assoluta qualità, Comunanza si appresta finalmente a celebrare il terzo centenario dalla morte di Giuseppe Ghezzi, avvenuta a Roma nel 1721. Pittore, letterato, uomo di grande cultura, dignitario alla corte papale, Ghezzi nacque a Comunanza nel 1634, ove trascorse parte della sua giovinezza. Giuseppe, figlio di Sebastiano, anch'esso artista di alto livello e padre di Pier Leone, il famoso caricaturista, è sicuramente l'astro più lucente della dinastia dei Ghezzi, una famiglia che grazie anche al profondo legame con la terra natia oggi pone a pieno titolo Comunanza sulle entusiasmanti rotte del barocco italiano. Non è un caso che un altro protagonista di questa trionfale stagione della storia dell'arte, il pittore Antonio Amorosi, abbia trovato anch'egli i natali a Comunanza. La figura di Giuseppe Ghezzi negli anni è stato oggetto di una progressiva valorizzazione. A lui sono certamente ascrivibili meriti pittorici indiscutibili, grazie ad una produzione artistica di assoluto livello. Tuttavia, sulla scorta di recenti approfondimenti della sua vicenda umana e storica, oggi si riconosce al Ghezzi l'assoluta centralità nelle vicende culturali delle urbe. Ciò in un periodo storico, quello che dalla metà del 1600 fino ai primi decenni del secolo successivo, in cui Roma era la capitale, o meglio, l'iperbole del barocco. E diciamo che il Bimetronto da anni sta portando avanti il discorso culturale all'interno dei comuni di competenza. Come dico sempre, è un valore aggiunto per il territorio, ma soprattutto per quei territori che si trovano nelle aree interne che sono più in difficoltà e soprattutto non hanno quelle risorse per poter predisporre magari eventi importanti e culturali come magari questo dei Ghezzi, che in pratica quest'anno celebra i 300 anni della morte di Giuseppe Ghezzi. Quindi noi cerchiamo di stare vicino al nostro territorio, ai nostri territori, soprattutto a quelli più marginali, perché pensiamo che comunque con questo valore aggiunto riusciamo a mettere alla stessa stregua delle grandi realtà, delle grandi città, del territorio con questi eventi a livello culturale, turistici ed enogastronomici. I paesi dell'entroterra sono un po' tutti marginali, noi cerchiamo nel migliore dei modi di poterli sostenere, perché comunque il 70% del territorio naturalmente è all'interno delle aree interne. Però, come voi sapete, vengono trascurati, vengono tolti i servizi e allora magari per ricordare anche, no, personaggi importanti che hanno dato lustro a questi piccoli territori, naturalmente noi ci mettiamo del nostro e quindi lo abbiamo sempre fatto con tutti gli altri comuni. Non potevo farlo per Comunanza, che è anche la mia città e dove naturalmente faccio anche l'amministratore. Tra poco inizieranno le celebrazioni di Giuseppe Ghezzi a 300 anni dalla scomparsa di questo artista molto importante a livello nazionale. Ecco, magari non è così conosciuto nelle Marche, ma noi vogliamo veramente che questi personaggi che hanno fatto la storia attraverso la loro arte siano conosciuti anche nel nostro territorio. Quindi Comunanza nel mese di maggio darà risalto a questa importante figura che era entrato al tempo nelle grazie del Pontefice, ha superato i confini anche nazionali avendo la stima della sovrana di Svezia e quindi la sua arte e i suoi quadri sono veramente in tutto il mondo. Quindi siamo orgogliosi di celebrare questo personaggio così illustre anche per il nostro territorio.